Partiamo da lì. Oggi giornata piove. Piovosissima, sì. Piovosissima, allora, prepasquale. Prepasquale. Voi lo vedrete dopo, quindi gli auguri vi arriveranno in ritardo. In ritardo. Chi nota che non ho le scarpe? Non le ho perché ho preso 40 minuti di pioggia per venire qui a girare a Bassam con la moto e quindi le scarpe sono tutte zuppe. Non so se si vedono nell'inquadratura, forse puoi far vedere. Esatto. Scarpe zuppe. Però... Sì? Tu potresti prendere informazioni dai contadini ai quali noi ci rifacciamo per il nostro abbigliamento, certo. I quali magari sanno dirti delle indicazioni, esatto. Per quali scarpe acquistare in esatto. Caso di pioggia. Bravo, sempre che non mi sia arrivato un amplificatore in classe D. Ma viviamo pericolosamente. Pericolosamente. E poi tu sei anche uno che si offende, sei un tipo un po' permaloso. Permaloso, certo, cioè, sono permaloso. Quando ti dicono che sei un cretino, tu ti offendi. No, anche perché sai che c'è, uno fa 40 minuti di pioggia con la moto per venire qua, per girare, si è procurato il prodotto, magari poi rischia sulla moto, rischia un sacco di cose e poi si sente pure dire che è stupido, capito? Interessante. Cari Philo Wars, perché stiamo qua, Giulio? Allora, perché da un po' di tempo, ma cambiamo insomma, camera, anche, sì. Anche diciamo parecchio, sì. Ho l'impressione che fosse quasi prima di Natale, sì. Noi abbiamo queste Musical Fidelity 5/9, sì. Che sono il secondo diffusore insieme alle LS3/5A che la Musical Fidelity ha fatto di questa linea che va a ripescare fra i grandi classici della BBC. Quindi sono diffusori certificati BBC, poi velocemente vi riraccontiamo questa storia che abbiamo già raccontato peraltro. Però è interessante perché è una riproposizione in chiave, se vogliamo, low cost, sì. Perché costano relativamente poco, o quantomeno rispetto alle concorrenti, ma pur sempre sono dei diffusori realizzati a specifica BBC con tanto di certificazione. Ce li andiamo a guardare e a raccontare più nel dettaglio. A tra poco. Ah, aspetta, subscribe e campanella. Vabbè, ma quello... Dire prima. E più che altro, oltre a questo, guardateci anche su Instagram e su Facebook. Esatto, perché siamo presenti su entrambi. E poi sul sito. E poi sul sito. A tra poco. A tra poco. Partiamo da lì. Sì. Allora, che cosa sono queste casse, Giulio? Allora, queste sono le LS5/9 realizzate dalla Musical Fidelity su specifica BBC. Esatto. Breve cronistoria, BBC realizza da prima le 3/5 o 3/5A a seconda della versione per gli studi mobili, le regie televisive, e piccoli ambienti di registrazione, diciamo dei control monitor, se vogliamo. Near field, possiamo definirli. Dopodiché questi diffusori, che ottengono un grande successo dal punto di vista anche diciamo di pubblico, di critica, ma fondamentalmente sono state molto ben accettate dai tecnici che le dovevano utilizzare quotidianamente, sono state seguite da un progetto realizzato più o meno secondo lo stesso canovaccio, e delle 5/8 che erano invece dei diffusori molto più grossi che consentivano una scesa in basso più importante, poderose, certo. Però più ingombranti, richiedevano un'amplificazione molto più corposa per poter essere pilotate, e casse insomma, da 100 litri. Casse da 100 litri. A un certo punto si decide, e forse lo si fa anche con un occhio, diciamo, rivolto al pubblico casalingo, di introdurre un progetto, non parliamo mai di modello, un progetto intermedio, sì. Che sono per l'appunto le 5/9. Quindi più piccole delle 5/8, più grande delle 3/5. Facilmente trasportabili. Assolutamente, e sempre il condotto d'accordo posto davanti per minimizzare le problematiche di installazione in ambiente domestico. E in ambiente professionale. Anche in ambiente professionale, e ovviamente con lo stesso schema, quindi la BBC non realizza e la BBC dà le specifiche, tra l'altro
le specifiche di questo diffusore che risale al 1983, le trovate in rete tranquillamente, dove viene quindi specificato per filo e per segno tutto ciò che deve che essere serve per realizzarla, se ve la volete fare voi, quindi potete... Beh, ce ne sono infiniti di cloni, e dopodiché invece chi le realizza professionalmente, se si vuole, come posso dire, fregiare del badge con scritto certificato dalla BBC, le deve sottoporre a loro a un processo di certificazione, cosa che queste Musical Fidelity hanno. Passa in sovrimpressione l'immaginetta adesso del piccolo badge che sta posteriormente. Dietro. La cosa interessante qual è? È che queste 5/9 prodotte da Musical Fidelity, presumibilmente per la loro grande capacità di realizzazione su scala industriale, costano al pubblico sensibilmente meno di un quanto, 30%, sì, un 30%, diciamo, di quanto potrebbe essere stato nel corso degli anni. Poi certo negli anni sono aumentate, ma insomma comunque il prezzo medio di una 5/9. È giusto, c'è da dire che la Musical Fidelity ha tirato fuori insieme la 1, la 3/5 e la 5/9, facendo un'operazione commerciale, diciamo, che però ha il suo senso, soprattutto perché tu lo hai sottolineato bene, c'è anche un vantaggio economico piuttosto significativo. Ora, è anche vero che all'epoca a cui ci riferiamo, l'accoppiata, l'abbinamento 3/5 Musical Fidelity a 1, lo abbiamo detto, ebbe un enorme successo commerciale. E non è presente uno stesso, quantomeno perché io ricordi, uno stesso abbinamento di amplificatore per la 5/9. Però c'è da dire una cosa, mi pare che l'efficienza dichiarata è circa 89 dB. Altissima. Però noi in questo caso le stiamo pilotando con un amplificatore, forse lo avrete notato, è un Leben CS300XS, che è un valvolare puro con le L84 da 15 watt. Però devo dire, sta andando. Ci sta deliziando. Tra l'altro è molto bello, fiancato in legno. Bellissimo, questo quasi bellissimo diciamo, un look vintage che non l'abbiamo fatto apposta, ma si sposa bene. Molto bene con le casse. C'è da dire una cosa: questo pannelletto che serve per cambiare il livello, in realtà oggi non serve. Perché allora fateci caso e lo vediamo bene nell'inquadratura di dettaglio che mostriamo. Non c'è un selettore, ma ci sono dei pin sui quali vanno posizionati i cavi che portano il saldatore, il cavo che porta il segnale al tweeter. Da cosa scaturiva questa bizzarra apparentemente scelta? Scaturiva dal fatto che all'epoca delle 3/5 e poi delle 5/9 la tolleranza con cui si costruivano i componenti era una tolleranza che spesso superava il mezzo dB, quindi ci si trovava una cassa che suonava più forte o più debole dell'altra e quindi veniva spostato il jumper della singola cassa che suonava più forte o più debole in modo da equiparare il più possibile le emissioni, e mentre le 5/9 hanno questa regolazione esterna, le 3/5 ce l'hanno interna, per cui bisogna aprire la cassa e spostare i jumper esattamente come si fa con queste. Qualcuno, molto fantasiosamente, sulle 3/5 aveva messo questo commutatore esterno pensando di fare chissà quale furbata, che non ha senso, perché ora con i materiali e le costruzioni che possono essere messe in campo oggi, questa tolleranza non c'è più. Non è mediamente difficile. La specifica BBC richiedeva mezzo dB di differenza sul Twitter, però oggi è una cosa che si può fare tranquillamente, quindi c'è perché secondo la specifica ci deve essere, ma potrebbe anche non esserci. Assolutamente. Dal punto di vista costruttivo del cabinet è interessante ricordare che proprio da specifica e da progetto, questi diffusori hanno il cabinet con le pareti sottili, ovvero non è pensato per avere il cabinet il più inerte, il più
e, come posso dire, resistente alle vibrazioni possibili, come noi siamo abituati oggi. Noi abbiamo dei cabinet molto spessi con delle strutture interne di irrigidimento, certo, per evitare che risuonino. Questo progetto qua prevede che le pareti siano sottili, siano realizzate in compensato di betulla, proprio per sfruttare, esatto, questi modi di risonanza. E questa è una caratteristica, specifica di questo modello. E questa versione Musical Fidelity rispetta in pieno questa credo questa che sia legno di betulla. Legno di betulla. Betulla come anche per le 3/5. 3/5 uguale, sottilissime. Compensato di betulla. Poi ci sono delle altre cose interessanti, ad esempio il fatto che il driver degli alti, il tweeter, è montato a filo, ma che sul bordo ci sia una sorta di scalino che è quello che serve per incassare, esatto, la griglia. Griglia che nelle intenzioni è una griglia che si tiene fissa. Noi adesso le abbiamo rimosse per mostrarvi i driver. Ci vuole pure una certa energia. Eh sì, perché sì, c'è il velcro tutto attorno, quindi non è pensato questo diffusore per funzionare senza griglia. La griglia fa parte del gioco. Andava tolta solamente per questioni di servizio, se dovevate cambiare un altoparlante, esatto, o spostare il ponticello. Ed è carino notare come sono un po' testimoni del tempo, perché all'epoca non c'erano i bastoncini di plastica che adesso servono per inserire, che anzi negli anni 90 fino agli anni 2000, e ora invece si fa con i magneti. Con i magnetini di neodimio che stanno messi affogati dietro l'impiallacciatura, per cui neanche li vedi, esatto, e la griglia si attacca. Quindi negli anni 80 si faceva col velcro, poi man mano adesso si fa con i magneti. Interessante il driver degli alti, il tweeter, che è una cupola da 36 mm, mi pare di ricordare, con una griglia metallica rifasatrice che non serve soltanto a proteggerli, ma pensate sempre nell'ottica dello sballottamento in studio di registrazione, non con le mille cure che si riservano i diffusori in ambiente domestico, ma è anche appunto una griglia rifasatrice, quindi ha una duplice funzione. Il woofer è un woofer, in questo caso è in materiale plastico. Beckstrene. Probabilmente Beckstrene. Beckstrene. Perché da specifica di progetto me lo ricordo di aver letto la parola Beckstrene. Sì, non Beckstrene. Ricordavo che fosse di questo bianco latte trasparente, quasi. Allora, compresa la sospensione, andiamo sui 19 cm, tolta la sospensione siamo intorno ai 16 cm. Esattamente. Con classica sospensione rovesciata. Fu una delle prime casse a introdurre questa sospensione rovesciata. Quindi la curvatura non viene verso di voi che la guardate dall'esterno, ma va verso l'interno. Il condotto di accordo, come abbiamo detto, è posizionato qui, come si vede dalla mia mano che entra dentro, e per tua somma, per mio sommo dispiacere, non sono B-wire. Non è previsto il B-wire. Beh, del resto neanche le 3/5, no. Qualche cosa. Io ho una coppia di Rogers 3/5 che magari poi faremo vedere, perché faremo anche una saga forse delle 3/5, quando faremo questa saga le vedrete, ma normalmente erano mono wiring, quindi anche queste lo sono e io mi devo adeguare a che dobbiamo fare. Oh, per quanto attiene il discorso degli stand, noi qua siamo andati un po' fuori dalla logica, perché effettivamente anche lo stand era in qualche maniera progettato. Quindi Musical Fidelity realizza, se non ricordo male, ma forse Musical Fidelity no, ma qualche altro costruttore sì. Ad esempio Graham realizza degli stand specifici per queste qui. Noi le abbiamo posizionate sugli stand che abbiamo e forse sono un filino alti questi qui sono un filino alti, così sì. Però del resto i nostri follower ci perdoneranno, perché non è che possiamo ogni volta procurarci lo stand esattamente alto quanto serve. Ma vedrai che qualche cretino che dice che siamo due incompetenti, che non abbiamo abbiamo fatto mille errori, certo, senza dubbio. Completamente. Altro da dire? Niente, possiamo passare allo sventramento, che sarà soft, perché questa se la apri troppo si rovina, insomma, quindi cercheremo di essere molto rispettosi del prodotto. Un soft sventramento. Ciao. Ciao. Che cosa ti sembro, Giulio? Un pirata? Forse un cretino. Forse più un cretino. Che cos'è questa? Cupola del tweeter. La griglia rifasatrice del tweeter che tu hai estirpato. Per far vedere ai nostri filurs.
la cupola, eccola qui. E io mi avvicino per Questa è una cupola in seta mostrare. sicuramente, che ci ricorda tanto le cupole degli anni andati, di quando noi eravamo giovani. Molto bella. Esatto. Con accanto il pannellino comune meno mezzo meno 1 0 più 1. E questo va proprio dissaldato e saldato. È interessante notare come il punto di stagno lo hanno già messo i signori della Musical Fidelity, quindi basta solo dissaldare e saldare. Va bene, Ok? adesso procediamo al Adesso resto. procediamo allo sventramento perché, come ben vedete, sono riuscito a smontare il pannello senza fare nessun danno. Fantastico, Ok? ottime A notizie. tra pochissimo. Bene. Bisogna togliere alcune di queste viti che tengono il baffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, varie, insomma, sono molte. Una volta tolte queste, il baffle stesso viene via molto, molto facilmente. Così almeno ha fatto la prima volta. Lo farà anche la Eccolo seconda. qua. Wow! Allora, cominciamo a far vedere ai fillables. Ecco qua. Questo è il materiale assorbente. I bindi in posto di ingresso in fondo. Notare, facciamo vedere bene Giulio come è fatto il mobile. È tutto veramente di betulla come viene. Eccolo qua. Sì. Bello questo materiale assorbente. Sì, molto bello. La prima volta che mi capita di vederlo. Ah, e c'è uno svaso per il woofer giù di sotto, Esatto. sulla questa cornice. Ok, veniamo invece al baffle. Esatto, questo è un baffle, è tutto saldato, vedi, non vengono utilizzati faston, questo è il filtro, la veste estetica è quella, non ci sono condensatori particolarmente griffati come invece ho visto in altre realizzazioni, tweeter sotto, lo possiamo far vedere Giulio qui, il grosso magnete del tweeter, Un attimo che mi ci sì, mi avvicino. muovo. Eccolo qua. Sì. Il grosso magnete del tweeter Che è qui imbullonato, cioè imbullonato, fissato. esatto, e qui ci sono i riporti del pannello frontale per fare l'attenuazione, e infatti qua possiamo vedere tutte le resistenze che poi fanno l'attenuazione. Eh Eccole sì. qui, eccole qui. Vero. 1, 2, 3 bobine sul nucleo e alcuni condensatori. Poi lo schema è facilmente Reperibile. reperibile, c'è anche nel white paper lo schema. Tubo Basta. d'accordo cortissimo. Tubo d'accordo cortissimo, fatto con un tubo in PVC, Sì. piuttosto spesso, e con questo anello che serve fondamentalmente per incollarlo. Questo è invece un piccolo pannello assorbente, in sughero, e sotto c'è una parte, credo che sia in, boh, non so. Forse è semplicemente un adesivo, boh, non riesco a capire bene Ok. che cosa sia. Pannello in multistrato di betulla, eccolo qua, facciamolo vedere, che chiaramente è molto molto chiaro come legno ed è verniciato poi di nero. Interessante vedere come sono passati oltre 30 anni perché il woofer originale che era con il cestello in metallo. Adesso invece ha un cestello in alluminio con campate di forma, quindi ha subito l'evoluzione dei tempi. Magnete piuttosto grande, tweeter con un magnete enorme, eccolo qua, è tutto qua, non c'è altro. Ottimo. Una costruzione molto molto bella, fatta bene. Perfetto. Ok, ciao followers! Richiudiamo È tutto. facile. Ok, ciao. Qui, cominciamo qui. Parli tu, parla tu perché sennò poi sono sempre io quello che parla, tac, subito dà la sentenza. Vai, dai. Dunque, allora me lo sto ascoltando con intensità e con grande attenzione, utilizzando insomma tutte le mie tracce di riferimento,
oramai da qualche giorno. È anche vero che poi in questo caso qui abbiamo fatto una prova di queste 5/9 spalmata su diversi mesi, che Sì. forse è la soluzione migliore per quanto mi riguarda, cioè piuttosto che fare la full immersion di 3 giorni ad ascoltare lo stesso prodotto, è interessante avere modo di Sì, provarlo certo. magari con diversi abbinamenti di amplificatori nell'arco di Sì, un periodo di tempo più mi lungo. sembra quasi come avere nel magazzino varie spezie, no? Per cui quando provi un amplificatore ci metti quella spezia che poi è quel Certo. diffusore o quel cavo e provi secondo poi la tua esperienza quella che in quel momento potrebbe essere la ricetta migliore. E questo hanno visto vari abbinamenti diversi. Vari abbinamenti. Allora, se proprio faccio riferimento a questo percorso, con il Copland, queste 5/9 mi avevano entusiasmato Meno. meno rispetto invece alle 3/5, che avevo trovato più vitali, più brillanti nel senso smart, non più brillanti come emissione. Queste le avevo trovate sempre tendenti un pochettino al cupo, anche con altri amplificatori, magari più dotati di spinta, più dotati di altre cose. Sì, mi erano piaciute, ma non mi avevano Entusiasmato. entusiasmato. La scintilla si è accesa con il Leben, che poi è strano se vogliamo, perché stiamo ragionando di un valvolare puro. E noi abbiamo recentemente provato il Prima Luna e abbiamo provato il Triode Musashi, però è come se le EL84 di questo Leben con questi diffusori gli avessero tirato fuori la personalità. Sì. Ed è una personalità, ovviamente, che va, come posso dire, presa in considerazione in un range piuttosto stretto. Io ve lo dico, mi sono fatto degli ascolti di Bach per pianoforte e per clavicembalo che mi sono sembrati godibilissimi. Ora, dall'amplificatore da 15 watt non è che gli puoi chiedere gli AC/DC e quindi torna che l'abbinamento di queste 5/9 magari diventa più flessibile con un amplificatore un po' più potente come Sì, poteva essere ad certo. esempio il Prima Luna. Però è come se risentissero molto dell'amplificatore che tu gli metti Sì. davanti e sono in grado di una raffinatezza, di una eleganza veramente, veramente encomiabile. Ora, io non credo che questo sia un diffusore che può essere facilmente apprezzato dal, passatemi il termine, neofita. No, questo è come un dito di whisky di altissimo livello, deve essere apprezzato da qualcuno che ne sa veramente apprezzare le doti e si fa lasciare un po' andare dalla sonorità di queste casse che sono dolcissime così. Dolcissime, esattamente. Allora, il famoso dito di whisky cui tu facevi riferimento, se lo dai a me, che non ne capisco assolutamente nulla, non sono in grado di distinguerlo e magari forse mi piace di più il whisky dozzinale, ammesso che esistano i whisky dozzinali, non lo Beh, so, sì. forse sì. Se penso a un equivalente litraggio di questi diffusori qui, pensiamo ad esempio alle JBL. L'L100. L'L100 Beh, sono MK2, un po' più grandi, queste forse sono un forse, po' più grandi, sì. però quello è un diffusore che a chiunque è passato qui dentro questa sala con qualsiasi amplificatore c'era collegato. Ah, che belle! No, queste qui sono dei diffusori che dici che belle se tu hai una pregressa esperienza di ascolti. Parlo di ascolti sia dal vivo che di musica riprodotta e ne riesci a cogliere l'eleganza, la raffinatezza. È un po' più complicato come discorso. Sì, sai, io penso che come in tutte le cose della vita ci sono momenti e ci sono persone. Voglio dire, questo è un ascolto che io
trovo estremamente affascinante con, se vi piace il whisky, se vi piace la grappa è uguale, sul divano a sorseggiare qualcosa, a ascoltare qualsiasi cosa vi venga in mente in un momento di relax. E aiutano a distendersi, aiutano quasi a riflettere, aiutano a avvicinarsi forse anche a se stessi, no? L'ascolto che tu hai citato delle L100 magari, o di qualsiasi altro diffusore, passatemi il termine, più adrenalinico, sì, sono per un altro momento della giornata o per un altro tipo di persona. Questo lo trovo un ascolto proprio riflessivo, ecco. Mentre tu stavi parlando, sì, stava andando una traccia che io poi avevo ascoltato anche in precedenza a volume più sostenuto, dove c'è un pianoforte e un flauto. Ora, il flauto normalmente, quando uno lo ascolta su un impianto, tende a perdere, o quantomeno viene molto edulcorato, minimizzato, quella componente di soffio, perché poi dentro a un flauto traverso ci deve, certo, soffiare dentro, quindi c'è un po' di sporco, sì, ma è quello sporco che, se lo ascolti a distanza ravvicinata, ti fa capire che il flauto non è quel suonetto etereo che noi siamo abituati a pensare, è una cosa che c'ha corpo, sì, che c'ha anche sporcizia, ma che è pieno di rumori che poi in realtà sono armonici, che ne costituiscono il suono. Con questo sistema qui, con questi diffusori qui, quella roba viene molto ben raccontata, molto ben riproposta. In quel caso tu non hai bisogno del boom, del pugno, dell'impatto, certo, del basso degli AC/DC probabilmente o simili, ma hai bisogno di tutto un altro set di caratteristiche. E in questo caso qui, beh, ma del resto, ce le hai. Giulio, viene fuori anche un po' l'essenza monitor di queste casse, perché ricordiamoci che sono nate per riprodurre la musica in studi di registrazione, cercando di arrivare il più possibile vicino allo strumento dal vivo. Questo era ed è lo scopo ancora di queste casse, anche se dubito che studi di registrazione le utilizzino ancora come riferimento, perché adesso ci sono riferimenti più moderni, e, sì, però sono molto molto utilizzate negli ambienti domestici. Se vogliamo fare una sintesi, anche dal punto di vista della riproduzione delle voci, sono delle casse veramente meravigliose, belle, proprio molto molto belle, a patto che si accetti qualche limite, magari di non discesa particolarmente in basso, perché più di tanto non riescono a scendere. Le altissime sono un pochino cupe, un po' scure, un po'. Non è, voglio dire, che non è il classico suono del tweeter moderno. No. Ecco. No. Che è aggressivo. Questo è un tweeter molto molto dolce, molto carezzevole, ecco, passatemi il termine. Sì, anche se mi rendo conto che poi affermazioni come questa che tu hai fatto vengono nei commenti su YouTube travisati, quindi ci sta sempre quello che dice: ah, quindi state dicendo che queste non hanno gli alti e quindi fanno schifo. No, non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo completamente un'altra cosa, che l'equilibrio timbrico di questi diffusori è un equilibrio timbrico di un diffusore progettato nel 1983, che è diversa dalla sensibilità del 2023. E non venite a dire: ma musica è musica, grazie. Stiamo parlando di musica riprodotta, stiamo parlando di canoni estetici della registrazione e dell'ascolto, che è una cosa leggermente più sofisticata e parecchio differente rispetto a un'affermazione apodittica come la musica è musica, e grazie al cavolo. Ma poi del resto, e dico questo e mi taccio, sono passati 40 anni e oltre, ma adesso non ho fatto il conto, la tecnologia è andata avanti moltissimo, e quindi semplicemente anche perché si utilizzano altri materiali, altri
complessi magnetici. Adesso per esempio si utilizza il neodimio, si utilizzano le camere di decompressione posteriori, tutta una serie di ritrovati tecnologici che nel 1983 non c'erano, e quindi per forza di cose questo suono è un suono diverso dal suono moderno, ma non stiamo dicendo che è un suono peggiore, stiamo dicendo solo che è un suono diverso con le sue caratteristiche, giusto Giulio? Secondo me sì. Poi sei padronissimo di dire a me questo suono anni 80, 83 o giù di lì non mi piace, e non preferisco il suono attuale di un diffusore moderno, e non te lo compri, basta. Però a me sembra molto sano che un'azienda come la Musical Fidelity, che è un'azienda che intelligentemente, oltre a produrre dei oggetti pensati, concepiti con i canoni della modernità, fa un passo indietro, essendo un'azienda colta, volge lo sguardo al passato e ti dice: ti ripropongo, per chi è interessato, anche un diffusore di quell'epoca lì, parzialmente riattualizzato, perché poi questo non si può attualizzare più di tanto, perché sennò perderesti la specifica BBC. Esatto, cambiamo camera. Quindi è una sorta di testimonianza di un passato che c'è stato. Questo porta a fare un secondo ragionamento, perché a quel punto qualcuno potrebbe dire: va bene, ma allora mi compro quelle originali del 1983. Ma ritorniamo al problema del vintage, nel senso che poi ti ritrovi con un driver di 40 rotti anni e che magari non c'è il ricambio. Non c'è il ricambio, ti si rompe, dopo 40 anni sicuramente ha perso le specifiche per le quali era stato concepito. Sì, poi è rischioso, perché comunque stai comprando un oggetto che, seppure perfettamente funzionante in quel momento, a parte che può succedere che si brucia un componente, ma magari il componente anche solo per invecchiamento si ferma, perché non è detto che si debba bruciare per forza la bobina. Sono dei componenti meccanici che dopo 40 anni potrebbe succedere che si rompono, e quindi poi alla fine non si possono più sostituire perché non c'è il ricambio. Ma volevo dire, ecco, ancora un'altra cosa e poi mi ritaccio. Cioè, è giusto che io e te mettiamo in risalto quelle che sono le peculiarità, perché se noi diciamo che tutto va bene, che è tutto uguale, qual è la nostra funzione? Sì, diventiamo poco utili. Bravo, e poi non possiamo neanche stare in questo terreno scivoloso nel quale, se uno dice qualcosa per quello che pensa e per quello che per cui ha la percezione, poi si scatenano commenti di gente tranchan per cui o è tutto bianco o è tutto nero. Noi continueremo sempre a fare quello che pensiamo dal cuore e dalla pancia. Poi se voi non lo sapete interpretare, perché ci sono persone che non lo sanno interpretare, è un problema loro. Scusami Giulio, assolutamente. Due parole sul prezzo. 4.500 euro. 4.500 euro. Che è circa il 30% in meno di quello che 20-30% in meno di quello che costano altre interpretazioni di questi diffusori. Noi stiamo ragionando di fare una prova comparativa, e sapete quanto poco amiamo le prove comparative. Io personalmente le detesto, perché poi ti mettono nella posizione di dire: e quindi adesso mi dici chi è il vincitore. Esatto. Operazione che non amo particolarmente, perché poi c'è sempre delle sfumature. Delle LS3/5. Sì. Perché ne stiamo raccogliendo di nuovo, cioè di attuali, e una, la tua, dell'epoca. E quindi stavamo ragionando di fare una una comparazione. È chiaro che in questo caso con le 5/9 non ci riusciamo, perché non abbiamo a disposizione una 5/9 originale. Non solo, ma non ci sarebbe manco lo spazio, perché no, esatto. Conto è movimentare quelle scatolette, un conto è movimentare queste qua. E allora glielo possiamo già dire: 3/5 Rogers, 3/5 Musical Fidelity, 3/5 Graham. E le Spendor? Le Spendor A1, che è una, diciamo, non è una specifica BBC, ma è una versione in qualche maniera
liberamente ispirata a quel progetto. Esatto, e quindi poi faremo tutta una serie di considerazioni interessanti, anche perché fare una prova della 3/5, oramai ne sono state fatte talmente tanto, che la cosa migliore forse che noi abbiamo pensato di fare è quella di raccoglierne 3 o 4, anche perché adesso se uno vuole comprare una 3/5, il problema vero è quale compro? Quale compro, che ce ne sono tante. Esatto. E ovviamente non riusciremo neanche noi a essere esaustivi, a coprire tutta la produzione, ma insomma comunque facciamo un... Ci proviamo, facciamo una cosa che ci sembra interessante. Subscribe, campanella, Facebook, Instagram, sito, seguiteci dappertutto e... diffondete il verbo, possibilmente. Esatto.